Che dite, ce la faremo? Non ce la faremo. Ce la faremo, ce la faremo. Un saluto. Ciao a tutti, sono Lisa Selmi e stasera al Premio Pegaso canterò un mio inedito che si intitola Iride. Cos'altro devo dire? Che è stato scritto da me, da Marco Conte, che è un cantautore milanese, e arrangiato da Lorenzo Maffia. E ho scelto di cantare questo brano perché penso sia il miglior brano che ho scritto fino ad ora. Sono curiosa di vedere cosa dirà il pubblico. Niente, questo è il mio primo anno che partecipo al Premio Pegaso. Potete seguirmi sul mio canale YouTube, sul mio profilo Instagram al nome Lisa Selmi, dove potete trovare anche altri inediti che sono usciti negli ultimi anni. Ciao a tutti! Ciao a tutti, sono Stefania Belli, vengo da San Casciano in Val di Pesa, ma sono fiorentina. Canto Destini Arruffati, è un brano che ho scritto io con la musica di Luca Bechelli. Sono molto contenta di partecipare al Premio Pegaso perché ne ho sentito molto parlare da amici e amiche cantanti e quindi quest'anno che ho il mio inedito non vedevo l'ora di essere qui. Ciao a tutti. Ciao a tutti, io sono Saulo Borgia. Stasera porterò una canzone che si chiama L'attesa. È il quarto anno che partecipo. Il concorso è buono perché posso fare i miei inediti, essendo un cantautore facendo solo inediti. Sembra che in Italia chi faccia inediti stia un po' sulle scatole. È una cosa che dovrebbe finire. Ho anche un gruppo, si chiama Isauro Borgia e il gruppo. Tante le altre canzoni le potete trovare su YouTube col mio nome, Isauro Borgia. En gamba, Rock. en gamba, ve lo dico, en gamba. Rock. Ciao a tutti, io sono Marco Iacobelli, sono un cantautore, vengo da Pisa, sono nato a Roma. Infatti siamo a Livorno, però sto in via Livornese, quindi sono più neutro di così. E questa sera porto un mio brano che si chiama Agorafobia. È tratto dal mio disco Da Qui, prodotto nel 2021. Questo è il mio decimo anno probabilmente del Pegaso, quindi non manco mai. È un concorso meraviglioso alla quale io ho sempre piacere di partecipare perché ho tantissima stima di Claudio Santardini, che è l'organizzatore, Marco Leonetti, che è un ottimo professionista. E grazie a questa stima io vengo ogni anno. E poi c'è sempre un ambiente meraviglioso con gli artisti che partecipano e quindi è un'occasione per stare con degli artisti meravigliosi. Un grande saluto a tutti, spero che vi piacerà. Allora, ciao a tutti, noi siamo gli Eonian, siamo un gruppo Ciao. di Pisa per la seconda volta qui al Premio Pegaso, che è una grandissima occasione per tutti i gruppi per poter far vedere veramente quello che valgono. Stasera noi siamo io, Simone Sassi, Antonio Valente, Marcello Convertini, Ferruccio Rosellini. Allora, noi siamo presenti su tutti i social, la nostra pagina si chiama eonianrock.com. Noi siamo molto contenti di essere qui al Pegaso per il secondo anno. L'anno scorso siamo stati molto contenti di partecipare, siamo stati molto apprezzati dal pubblico e quindi stavolta ci riproviamo divertendoci moltissimo. E faremo una grandissima performance. E vi salutiamo. Saluta a tutti. Ciao. Ciao, 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 ciao. grazie. Ciao a tutti, io sono Sara Ranfagni, vengo da Calcinaia e partecipo con il mio brano che si chiama Oasi nel deserto. L'ho scritto io, sia la musica, musicalmente, che il testo.
arrangiato da Alex Bimbi. Partecipo perché questo è un concorso davvero importante. Mi piace tutto, l'organizzazione, come si svolge, visto che ho già visto altri partecipanti. E niente, partecipo con questo brano perché spero che arrivi alle persone e perché me lo sento ora in questo momento mio, quindi cerco di esprimerlo al meglio portandolo sul palco davanti alle persone. Salve a tutti, sono Daniela Di Sacco, vengo da Bientina in provincia di Pisa e stasera sono qui a cantare al Pegaso perché è una grande organizzazione e mi trovo veramente bene. La mia canzone è La Soluzione, è una canzone che parla di una mia esperienza vissuta tempo fa e che la voglio esprimere con la musica. Saluto tutti e in bocca al lupo a tutti. Io sono Tatiana Paggini, arrivo da Livorno e partecipo a questo bellissimo concorso, un concorso molto molto bello, un concorso che ci sono bravissimi artisti di ogni parte d'Italia. Partecipo al Pegaso con un inedito scritto da Rita Lussomanno e musicato da Lorenzo Luracà. Il titolo è La Clessidra. Saluto tutti, in bocca al lupo a tutti. E buonasera. Ciao a tutti, sono Marta, vengo da Calcinaia in provincia di Pisa e stasera parteciperò al Pegaso con un brano, il mio brano che ho scritto, si chiama Due passi da te. E l'ho scritto io insieme a Marco Bessi e questo brano è molto importante per me perché parla della me piccola che affronta tutte le insicurezze e che ora che sono diventata mamma riesco a raccontarle ai miei bambini. Un saluto a tutti e buona serata. Ciao a tutti, mi chiamo Alessio Favre, ho 21 anni e al Premio Pegaso parteciperò con il mio brano, il mio inedito, Ti scrivo un messaggio. Quando ho scritto questo pezzo ho pensato a quella persona che appunto è riuscita a cambiarmi la vita, ad aiutarmi nei miei momenti personali di difficoltà e a sostenermi sempre nelle cose in cui credo, nelle mie passioni come la musica. Insomma, quello che descrive questo brano è tutto ciò che provavo dentro, vero, puro, in quel momento proprio in cui l'ho scritto. Infatti l'ho tirato giù in 10 minuti nemmeno. Avevo bisogno di scrivere questa cosa, di dire questa cosa un po' a me stesso. Il Premio Pegaso è un concorso che valorizza molto gli inediti e le persone che hanno voglia di esprimersi con le proprie canzoni. Quindi lo ritengo un concorso molto bello, puro, divertente e gioioso. Ciao a tutti! Ciao, sono Elenia Draicchio e vengo da Calcinaia, ho 48 anni e porto il mio brano inedito che si intitola Canzoni sopra la noia e non solo questo ma anche due ballerini che vengono dalla scuola di ballet Dance Master che è Mauro Casarosa e Moira Scenti. Questo brano è stato scritto da Romeo Gentile che è il chitarrista del gruppo e siamo qui a Pegaso, un concorso appunto per gli inediti proprio perché sappiamo che è un concorso che dà molta visibilità e non solo per farlo conoscere alle persone. Io mi sono creata un bel team e divertiamoci stasera e niente, in bocca al lupo alla musica. Ciao, io sono Pino Paolessi, sono qui al Premio Pegaso il terzo anno. Vengo da Roma e vengo da Napoli perché io vivo tra le due città. Io canterò come un'onda una canzone scritta da me davanti alle dune di Capo Comino mentre nuotavo dentro il mare che era tutto nero perché c'erano le alghe. Qui al Premio Pegaso è come stare in famiglia, conosco tutti, mi piace anche perché la qualità degli artisti è sempre ottima. Un saluto a tutti e un abbraccio.
Ciao a tutti, sono Arthur. Sono in gara al Festival Pegaso 2024, brani inediti con la canzone La tua foto perfetta, scritta pensando a una ragazza. Ma poi il senso di questa canzone si è spostato su me stesso e quindi è nata una cosa un po' strana, ma allo stesso tempo divertente. Ringrazio l'organizzazione del Festival Pegaso perché sono, diciamo, quasi veterano in questo festival, in quanto ho vinto l'edizione 2015 brani editi. So che sono ottimi organizzatori e sicuramente questa serata avrà delle belle sorprese. Ciao a tutti e grazie di avermi ascoltato. Ciao a tutti, sono Francesco Di Fiore, ho 17 anni, vengo da Livorno. Questa è la prima volta che partecipo al Premio Pegaso con il mio inedito Accendete la Luna, composto da Yuraka e scritto da Russomano. Sono molto contento di partecipare a questo concorso di soli inediti, così sono sicuro che non verrà valutata solamente la voce. Andatemi a seguire sul mio canale Instagram, francesco-di-fiore, lo so, è complicato. TikTok, uguale identico. Bocca al lupo a tutti e ciao! Buon pomeriggio a tutti, mi chiamo Razzini Gabriella e vengo da Pontedera, ho 61 anni e questa sera parteciperò al concorso Pegaso, Premio Pegaso a Livorno con una mia canzone che si intitola Dai mille colori, quindi scritta da me, musica di Andrea Prestianni. Sono qua perché voglio cantare questa canzone dedicata ad una signora che ho avuto il piacere di conoscere e che mi ha raccontato la storia del suo matrimonio fallito a causa di una donna molto più giovane. Grazie. Ciao, sono Andrea Indino, ho 31 anni, vengo da Massarosa. Questa sera al Premio Pegaso porterò la canzone dal titolo Lady Oak, scritta da Sabrina Benvenuti e Roberto Bonacchi. Sono felice di partecipare al Premio Pegaso perché, essendo un concorso dedicato ai brani inediti, sono sicuro che questo brano verrà molto apprezzato e perché già nelle edizioni precedenti la mia scuola di canto ha partecipato e per i ragazzi è sempre stata una bellissima esperienza. Un grande saluto a tutti e buona serata. Ciao a tutti, sono Antonella Ribecai e vengo da Livorno e partecipo con la canzone La Zanzara, col brano La Zanzara, scritto da Fabio Ceccanti, testo e le musiche di Lorenzo Yuraka. E sono felice di partecipare a questo concorso perché so che è un bellissimo concorso organizzato bene da persone che conosco da molto tempo e so che sono persone molto professionali. Ciao a tutti, un abbraccio. Salve a tutti. Noi siamo Punto e Virgola e siamo qui al Premio Pegaso con la nostra canzone Lettera da Auschwitz, scritta da me, Giacomo Buttazzo. Siamo felici di essere qui in questa rappresentazione perché il brano si adatta perfettamente a quello che sono proprio gli obiettivi di questa kermesse. Il brano è inserito nel nostro ultimo CD che si intitola Wings of the Mind, è stato scritto qualche anno fa, subito dopo la nostra visita a Auschwitz. Il brano è stato inviato alla segreteria della senatrice Segre che l'ha voluto negli archivi dei figli della Shoah. Vi salutiamo, vi abbracciamo. E comunque buona musica a tutti e per sempre. Ciao a tutti. Ciao ciao. Buonasera, sono Alex Mannari, ho la bellezza di 52 anni. Allora, stasera canto un brano composto da me, che sono autore e compositore, Evviva gli amori. È un brano
diciamo, scritto pensando a tutti gli innamorati. È un brano che ci tengo tantissimo, l'ho già presentato già una volta in un altro concorso con un arrangiamento differente. Quest'anno ho fatto, diciamo, un vestito nuovo alla canzone. Penso che Pegaso sia un bellissimo concorso che dà la possibilità di esprimere i propri brani inediti. Il top, veramente, secondo me. Allora, questa sera è una serata molto particolare al Teatro Salesiani di Livorno per un'edizione speciale, quella del Premio Pegaso 2024. Serata con 23 cantanti provenienti un po' da tutte le parti d'Italia che si affronteranno in una gara. Al di là delle premiazioni del primo, secondo, terzo posto, di chi verrà premiato, di chi non verrà premiato, di chi sarà in alto in classifica e in basso, teniamo di cuore a ringraziare tutti i cantanti, tutti i produttori, tutte le scuole di canto, gli autori, gli interpreti che hanno reso possibile questa serata, perché questi cantanti porteranno sul palco una parte della loro esistenza, una parte di sé. Quindi ovviamente un grande in bocca al lupo a tutti i cantanti. 23 canzoni inedite, cover, 23 canzoni originali, quindi non cover. Questa è una grossa scommessa vinta tanti anni fa, siamo già alla 21ª edizione, anche se poi il Premio Pegaso negli anni passati ha avuto altri nomi anche improbabili, perché il nostro organizzatore e direttore artistico li va a pensare a notte questi eccolo qua che è Claudio Tardini. E quindi avremo 23 canzoni inedite che verranno selezionate da una giuria qualificata. Al termine della serata faremo le premiazioni in base alla classifica. Ma la giuria avrà un compito anche molto particolare, quello di assegnare altri premi supplementari, che non sono minori, perché ricordo che parliamo di un premio della critica, premio speciale Radio Incontro, premio miglior interpretazione, premio miglior testo. E siccome la musica è di tutti, ci vogliamo un po' divertire con la musica, perché non è il nostro modo di fare di essere troppo seriosi, ma vogliamo anche divertirci un po'. Per cui abbiamo coinvolto anche il numeroso pubblico che verrà a vederci e con un premio speciale, il premio della giuria. Ogni spettatore avrà una cartolina voto che potrà esprimere tre voti. E qua qualcuno dice, beh, allora arriva l'inghippo, io sono di Livorno, mi porto 50 amici e votano per me. No, perché ogni scheda è valida solo se ha 3 voti, per cui si potrà votare sicuramente dall'amico o il parente che verrà, che canterà sul palco, ma dovremo comunque dare altri due giudizi, altri due voti. Per cui alla fine della fiera vincerà comunque quello che in linea di massima è piaciuto a tutti. Vi ricordo anche che le canzoni da sabato 20 aprile verranno trasmesse su Radio Incontro con gli interpreti che verranno a trovarci in studio, cosa che abbiamo già fatto anche nelle puntate precedenti ogni sabato, grazie a Radio Incontro che ovviamente è main sponsor e che sostiene questa iniziativa da tanto tempo. Claudio, devo dire che sta facendo un lavoro incredibile, perché non è semplice mettere su una manifestazione, perché sappiamo bene che viviamo in periodi di ristrettezze economiche non indifferenti, per cui è difficile trovare gli sponsor, ma ogni anno poi siamo là per gettare la spugna, ma poi amiamo questo ambiente, abbiamo talmente la musica e amiamo anche vedere i cantanti emozionare sul palco, e quindi ogni anno poi siamo sempre a dire ok, facciamo anche una prossima edizione, quindi speriamo veramente che tutto vada bene. Faccio una chiusura. Certo. Un applauso. Presentatore a Marco Lemmetti. Voglio dire, finalmente qualcuno mi presenta, perché io, il presentatore è uno sfigato di turno, esatto. Non lo presenta mai nessuno, apre, chiude e poi fa, ma chi è il presentatore? Invece sono io, Marco Lemmetti, Radio Incontro. Bomba, perfetto.